cara Teresa Damaide. Allora noi ci vedremo domani sera, sarai qui seduta tra noi ad assaggiare i nostri piatti e ci vediamo domani, va bene? Ok, ciao, grazie. A presto, sì, non ti preoccupare, grazie. Ciao cara Teresa, ciao. Sono stato a Soriano e ho incontrato una persona fantastica. Pronto? Un attimino per cortesia. Arriviamo subito. Siamo subito da lei. Va bene Simona. Volevo approfittare per salutare la signora Anna Maria di Soriano. Pensa, ha un pacco di ricette alto così. Si segna tutto, ti segue. Grazie, la salutiamo tanto, la salutiamo anche noi. Grazie. Un abbraccio signora Anna un Maria. Un abbraccio, pronto, con chi parliamo? Signora, sono Gino da Catanzaro. Chi? Buonasera. Ma che dobbiamo fare qua con mia moglie? No, un altro marito, come ti chiami, scusami? Io sì, Gino da Catanzaro. Non ho capito. Giulio. Giulio sei? Sì. Ah, Gino da Catanzaro. Ma è la prima volta che ci chiami, Gino? Ho chiamato altre volte pure. Hai chiamato altre volte. Posso darle un suggerimento io, signor Gino? Venga qui insieme a noi. Venite una sera a trovarci. Mi pare che devo venire davvero da voi. Tanto è di Catanzaro lei. Con mia moglie. Ma non certo. So cosa devo fare. No, niente, deve solo presentarsi qua. Ma perché? Qua. Allora, qual è la stanza che si è presa tua moglie per vedere MasterChef? Vediamo un po'. Guarda, c'è settimane mia moglie che non mi prepara più il pranzo. No, il pranzo non è colpa la nostra. La cena non me la prepara più. Ma venga qui a mangiare con noi. Ma voi dovete venire qui, soprattutto voi che siete di Catanzaro. Venite, ci conosciamo, vi sedete qui con noi e siete benvenuti, così almeno i mariti sono accontentati. Mangiano, vero? Guarda, la cera proprio si mette qua questa trasmissione, si prende la gente e comincia a scrivere. Ma poi gli fa qualche cosa almeno. La sera sale alle 8:30, 9:00. Non ci ha preparato niente. Senti caro Gino, ma vi ha preparato qualcuno dei nostri piatti almeno? Ogni tanto? No, quello che segna però non prepara niente. No! Signora, ha ragione suo marito allora. Signora, si vendichi, signora! Signora, gli do uno schiaffo morale. Da domani incomincia a preparare tutto. Io devo parlare a Simona Tiglia. Signora, ma... Sì. La facciola parmigiana al bianco che è perfettamente benissimo proprio. Basta. Come si chiama sua moglie, Gino? Come si chiama? Teresa. Oh, signora cara Teresa. Continui così, Teresa. Grazie, così. Brava Teresa, continui così. Allora devo dire che a Pordenino, che devo venire qua da voi a mangiare la sera. Sì, 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 quando vuole Gino, noi l'aspettiamo. Non ha bisogno di inviti, signor Gino. E tanti saluti a lei, a Teresa, e veramente io non sto scherzando, quando vorrete venite qui, avremo piacere senz'altro di conoscervi, va bene? Simona, io ti faccio i migliori complimenti. Grazie. Perché è una bellissima trasmissione. Grazie mille, Gino. Grazie, continuate a seguirci, grazie mille. Va benissimo, saluti allo chef. A presto, signor Gino. Simone, ho l'impressione che quanto prima dovremmo frodenciare una rivoluzione nei mariti. Qua fuori attaccati ai cancelli, sì, con di telespazio. Pronto? Pronto? Finalmente. Buonasera. Dopo tante serate, una coppia da vincenze. Come conduttrice e come cuoco, Mister Antonio, che è molto bravo. Buonasera, caro Mario, come stai? Mario da Crotone, sei tu? Nulla da togliere gli altri chef, che sono tutti bravi. No, sono tutti bravi. Una serata piena di armonia e allegria. Sono tutti bravi, signor Mario. Sono tutti bravi. Lo so. Antonio. Pronti? Quando sarò bene verrò a trovarti al tuo ristorante poi. Ma non state. Il fatto è che... Quando... Sì. Sì, prego Mario, non vorremmo aspettare fino a quest'estate, insomma, per conoscerti. No, io perché adesso non posso mi posso avventurare. Lo so, hai ragione, poi il tempo anche visto non lo permette. Non cioè, insomma, c'è un tempo inclemente veramente in questi giorni, anzi qualche giorno fa ha fatto una giornata splendida e poi invece è tornato brutto. Io sono arrivato un pulcino a casa.
sta piovendo da questa notte a Crotone. Vedi, ecco. Pioggia e vento a non finire. Sì, sì, anche qua. Comunque, c'è molto vento. Senti, giornata ideale per seguire Masterchef. Grazie. Senti, cosa ne pensi dei piatti che sta facendo? Dimmi. Dei piatti che sta facendo il nostro Antonio. Cosa ne pensi, allora, Mario? Io sono in camera da letto, mia moglie sta seguendo tutto, perché per non farsi schiena alla televisione vado nell'altra camera a parlare un po' con voi. Lei sta seguendo tutto, anzi mi diceva che ha preparato i carciofi con la panna stasera. Buoni, carciofi con la panna. Un marito che non si lamenta, ma che dice che la moglie... No. Per la cucina non mi posso lamentare, perché è molto brava sia con il pesce sia con la carne. Ci fa molto piacere. Brava signora Carla. Brava veramente nella cucina. Caro Mario. Nora, volevo salutare un carissimo amico, che tu lo conosci pure, comunque signor Michele, che è una persona veramente È vero. Credo che persone come quelle ce ne siano poche in giro. E infatti. Come d'altronde tutte le persone che chiamano Masterchef se ne trovano pochi in giro. Quindi, veramente dobbiamo dire che siamo una bella armata e speriamo di continuare sempre così, caro Mario. Quello che dicevo oggi con Michele, parlando al telefono, ho detto che la famiglia che c'è a Masterchef è una grande famiglia, veramente di gente per bene. Sì. Tranne qualcuno che, come dici tu, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, ecco. La contentiamo pure. Vabbè, infatti, è anche giusto così, come siamo uno spaccato di vita, poi, se vuoi, Mario, vero? Perché rappresentiamo appieno la società è fatta, è molto eterogenea, non è omogenea, per cui, insomma, va bene così. Caro Mario, un saluto a te, a Crotone, alla signora Carla. Io volevo approfitto per salutare Christoph. Non lo devo lasciare da parte perché è un carissimo amico. Volevo salutare Franca e Antonella e mio cognato Sandro con Daniela. Ci associamo anche noi. Saluto te con tanto affetto, con speranza che un giorno ci incontreremo qui in televisione. Certo, noi ti aspettiamo. È un appuntamento che non posso mancare. Bravo Mario, i migliori Antonio, auguri. Ti lascio una buona serata e ancora auguri per il tuo ristorante e complimenti ancora per come lavori. Sei veramente lì. Grazie caro Mario, grazie mille, un saluto a te e a tutta Crotone. Intanto noi stiamo continuando a fare le nostre tagliatelle bianco-verdi. Pronto? 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 Buonasera. 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 Con chi parliamo, cara signora? Finalmente ti ho preso la linea. Ho visto, mai disperare. È una vita. Mai disperare. Come si chiama, cara signora? Io sono Rosetta da Cosenza. Rosetta da Cosenza, benvenuta, ma ci ha già chiamato altre volte. È la prima volta. Oh, Rosetta da Cosenza, una new entry. Buonasera, benvenuta. Sto seguendo tutte le vostre trasmissioni. Grazie, cara Rosetta. Tutte quante belle, brava. Tutte belle. Brava. Solo che questo... cuoco, come si chiama? Antonio, signora. Mi piacciono assai i piatti quando le prepara. Bravo, è il nostro Bello, Antonio. Bello, bravissimo. Grazie, nostro Antonio, signora, Polvenino è veramente molto bravo, molto bravo. Io lo seguo sempre. No. Solo che mi sto bisticciando con mio marito. No! Non ci chiamate come testimoni. No, perché lui non vuol vedere, cioè sempre le devo guardare, no? Ma a me mi fa andare a letto alle 8:30. Come si chiama suo marito, signora? Peppino. Ma perché non ti metti vicino? Faccia vedere Masterchef Rosetta a sua moglie. Mettetevi vicini e guardate Masterchef, mi raccomando. Quindi io adesso sono sul letto e mi sto guardando queste belle portate di piatti, che è una meraviglia. Brava Rosetta, brava, tu continua così. Mi fa tanto piacere, signora. Ha fatto tanto piacere, Rosetta, conoscerti, perché anche tu, come del resto tutti quanti voi, sei entrata nello spirito Masterchef. Che bello, Rosetta. Sono delle persone che sono stupidi. No. Sono cretine, che non capiscono il bene. Ma noi cercheremo di insegnarglielo. No, io sono arrabbiatissima, guarda. Rosetta, ma noi cercheremo... Signora Rosetta, passiamo alla nostra salsa. Noi cercheremo di insegnarglielo, che alla Rosetta, e tu stacci vicino, perché più siamo e meglio è. Bravo, va bene? Mi fa tanto piacere. Ciao, cara Rosetta, nostro, io ti aspetto ancora, mi raccomando, prova sempre a prendere la linea, va bene? Vedi. Sì, ti abbraccio a tutti e due. Grazie, signora. Grazie.
proprio Rosetta. Un saluto a suo grazie. Marito. Buonasera. Ciao, buonasera. Peppino, affiancati alla signora. Ciao, Rosetta. Siamo vicini. Sì, capito, Peppino. Oh, Peppino, hai capito? Mi raccomando, guardaci anche tu. Sì, buonasera. Buonasera, ciao, signora. Ciao, hai capito, Peppino? Subito hai visto? Mamma mia, quante tragedie familiari. Vai, vedi, tu. Non facciamo finta di niente. Il nostro olio extravergine di oliva. Buonasera.